Genitori che avventura, principi pratici per educare i figli, edito dalla San Paolo. Abbiamo il piacere di avere nostra ospite oggi in studio, l'autrice di questo libro che ci darà anche dei consigli pratici per l'educazione dei nostri figli, è Sofia Matesic, psicologa e mamma di Davide e Dario, nonché autrice di questo manualetto molto pratico e molto istruttivo. Salve Sofia e benvenuta. Salve, grazie. Allora, qual è? Io vado subito al dunque. Qual è la parola chiave che ciascun genitore deve tenere sempre presente nell'educazione dei propri figli? La prima parola chiave che un genitore deve assolutamente tenere presente è la parola relazione. Anche se la vita oggi spesso ci costringe a ritmi frenetici, dobbiamo trovare l'energia e tempi per investire il più possibile nella relazione con i nostri figli. Coltivare la relazione con i nostri figli significa prima di tutto parlare con loro. Bisogna ascoltare i nostri bambini con attenzione, con moltissima attenzione, perché i bambini ne sono affamati. E inoltre bisogna cercare il più possibile di incoraggiarli a parlare con noi. E dobbiamo quindi mostrare un sincero interesse per quello che ci raccontano e anche per come ce lo raccontano. Noi dobbiamo arrivare a sapere, il nostro figlio cosa ha fatto nella sua giornata, se gli è capitato qualcosa di triste, qualcosa di allegro, qualcosa che l'ha turbato, qualcosa che l'ha interessato. Se a scuola il suo amico del cuore era malato oppure se è guarito. E noi dovremmo quindi avere presente quello che succede nella loro giornata e dovremmo arrivare anche a conoscere le idee che nel nostro figlio si è fatto su diversi aspetti della vita. Quindi, per esempio, del perché qualcosa gli riesce facile e qualcos'altro invece gli riesce con difficoltà, oppure come si fa a far pace con un amichetto dopo aver litigato. Perché noi, soltanto se conosciamo queste idee, possiamo modificarle in modo più funzionale e aiutare i nostri figli a essere felici e a raggiungere successo nel senso di riuscire a realizzare i propri obiettivi. Quindi queste indicazioni, Sofia, sono importanti per realizzare una buona relazione con il bambino. Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo conoscere i nostri, se vogliamo avere una relazione, una buona relazione con il nostro figlio, come con chiunque altro, dobbiamo conoscerlo. E ricordiamo che per conoscere bene i nostri figli dobbiamo osservarne i comportamenti. In particolare, i bambini esprimono i loro sentimenti soprattutto nei comportamenti, più che con le parole. Quindi, oltre che parlare con loro, per coltivare la relazione, dobbiamo fare le cose insieme. Fare le cose con il nostro figlio significa giocare con lui, fare sport, che può voler dire anche tirare due calci a un pallone nel cortile dietro casa, fare insieme i lavori domestici. Questo aiuta anche, per esempio, non so, stendere i panni, lavare l'automobile, innaffiare i fiori. Questo aiuta anche il nostro figlio a responsabilizzarsi rispetto al ménage familiare, senza viverlo come un compito esclusivamente dei genitori. E spesso la famiglia impara così che spesso la famiglia deve lavorare insieme come una squadra. Per coltivare la relazione, un'altra cosa che si può fare insieme, che bisogna fare insieme, che dobbiamo fare insieme, è leggere insieme e vedere cartoni animati e film. Questo permette D'accordo. sia di scambiarsi commenti su quello che vediamo o leggiamo, e sia anche al di fuori del momento di lettura o di visione di fare riferimenti che permettono sia di continuare a imparare, sia conoscersi, sia di fare la battuta, insomma, perché si lega attraverso anche quella. Oltre che parlare e fare le cose insieme per coltivare la relazione, è importante esprimere affetto e simpatia anche attraverso gesti fisici, abbracci, baci, che poi ovviamente variano a seconda dell'età del nostro figlio. È vero, quindi ascoltare, osservare, fare le cose insieme, parlare con loro. Sembra facile, immagino, ecco, che magari tanti genitori stiano pensando questo, ma poi concretamente diventa davvero un impegno importante. Vorrei ricordare, Sofia, che questo libro è disponibile anche in formato ebook, quindi in formato elettronico, magari rivolto soprattutto a genitori che hanno voglia di averlo sul computer, quindi averlo in formato elettronico. Elettronico. E un'altra domanda che vorrei porti è questa: quanto la personalità dei figli dipende dal temperamento con cui nascono?
quanto dal rapporto con i genitori e quanto anche dalle esperienze esterne alla famiglia. Lo sviluppo della personalità di nostro figlio dipende sia dal temperamento, sia dal rapporto con i genitori e sia dall'esperienza interna alla famiglia. Tutte queste tre variabili incidono. Però bisogna ricordare che ogni individuo nasce con un patrimonio genetico che è costituito da migliaia di geni. Di queste migliaia di geni, solo una piccola parte si esprime, si sviluppa. E qual è questa piccola parte? Dipende dalla stimolazione ambientale, cioè dalle esperienze. Tra le esperienze, quelle che contano di più, sono le prime e più importanti relazioni che ha il bambino, che in genere sono quelle con i genitori. E nelle relazioni con i genitori, oltre alle cose che ho già citato, che sono importanti, cioè parlare con loro, fare le cose insieme, esprimere affetto e simpatia, è molto importante sforzarsi di capire il bambino ed esprimere questa comprensione. Non sempre è facile capire il bambino. Bisogna sforzarsi di capire qual è il suo punto di vista, riuscire a mettersi nei suoi panni. E anche quando non si comporta come noi vorremmo, bisogna capire le sue motivazioni e le sue emozioni, cioè capire perché fa una certa cosa e come si sente. E poi magari spiegargli comunque perché non ci si deve comportare in un certo modo e perché in un altro. Un'altra domanda, credo forse un po' scomoda. È importante stabilire dei limiti con i propri figli e dire anche no quando occorre? È assolutamente essenziale. Il bambino ha bisogno di un adulto forte che gli ponga dei limiti con affetto, calma e fermezza. Un adulto così trasmette sicurezza al bambino e contribuisce a strutturare la sua personalità. Ecco, e il bambino in questo modo, più avanti, saprà lui stesso porsi dei limiti. E imparerà anche ad affrontare le frustrazioni che inevitabilmente la vita pone. I bambini che vedono soddisfatti tutti i loro desideri non crescono felici, ma fragili, e facilmente nella prima adolescenza, di fronte alle prime grosse avversità, vanno in crisi. Quando diciamo di no al nostro bambino, dobbiamo osservare tre passi. Primo, dobbiamo esprimere comprensione per i suoi desideri e i suoi sentimenti. Quindi, per esempio, se siamo al parco e vuole rimanere con gli amichetti a giocare, dobbiamo dirgli: capisco che qua tu ti diverti con i tuoi amichetti e vorresti rimanere qua, ma, secondo passo, dobbiamo mostrargli le esigenze della realtà. Quindi dirgli, per esempio, adesso però è ora di cena e io devo tornare a casa a cucinare. Terzo passo, bisogna dargli sostegno e valorizzarlo. Quindi, per esempio, sempre continuando lo stesso esempio, quando il bambino finalmente decide a seguirci per andare a casa, possiamo dirgli: bravo, ero sicura che avresti capito. Ecco, molto chiaro, molto chiaro. Perché è fondamentale che i genitori promuovano una buona autostima nei loro figli? Allora, avere una buona autostima significa ritenersi delle persone di valore e capaci. Ciò è ovviamente essenziale per il proprio benessere psichico, per stare bene con noi stessi e anche per affrontare la vita in modo costruttivo, con la necessaria energia e con il necessario ottimismo. Quindi è molto importante trasmettere al nostro figlio la percezione di essere un tipo simpatico e in gamba. Assolutamente dobbiamo stare attenti a non trasmettergli delle immagini negative di se stesso, dicendogli per esempio sei uno sciocco. Quando dobbiamo criticare un suo comportamento, stiamo attenti a criticare uno specifico comportamento e non tutta la persona di nostro figlio. Il nostro figlio deve diventare consapevole delle sue qualità, ma anche dei suoi limiti. Noi per primi, noi genitori, dobbiamo cercare di riconoscere e valorizzare il nostro figlio per quello che è, stando attenti a non rovesciare su di lui aspettative eccessive, il che è un errore frequente oggi come oggi. È importante che i bambini siano consapevoli delle loro emozioni, positive e anche negative. E come mamma e papà, come i genitori, possono aiutare i bambini a gestire queste emozioni, sia quelle belle, ma anche appunto quelle brutte, quelle negative. Allora, è molto importante che noi genitori ci impegniamo per insegnare ai nostri bambini a gestire le emozioni, perché la capacità di gestire le emozioni non è innata, ma si deve imparare e si può imparare più o meno bene. Per insegnarla dobbiamo prima di tutto
insegnare al bambino a dare il nome alle sue emozioni. Quindi, per esempio, dirgli sei arrabbiato, provi rabbia, sei contento, perché il bambino piccolo prova una sorta di magma emotivo, una massa di sentimenti confusi che non sa distinguere né padroneggiare. Siamo noi che dobbiamo insegnargli a dare il nome alle emozioni, a descriverle e così anche a saperle riconoscere. Dopo aver dato il nome all'emozione, dobbiamo aiutare il bambino a identificarne la causa, che spesso non è evidente né a lui e neanche a noi. Quindi possiamo dire, per esempio, mi sembri arrabbiato, contento, triste, forse perché, e facciamo un'ipotesi. L'emozione va sempre capita e accettata, anche quando è negativa, come possono essere, per esempio, rabbia e gelosia. Bisogna distinguere il piano del comportamento dal piano delle emozioni. Il comportamento può essere sbagliato e va corretto. L'emozione invece va sempre accettata perché c'è, non si può cancellare, si può solo imparare a gestire. Per esempio, se un bambino geloso dà una sberla al fratellino, è inutile dire non essere geloso. Dobbiamo piuttosto dire, per esempio, capisco che sei geloso, ma le sberle non si danno. Se, per esempio, vedi che noi diamo, secondo te stiamo dando troppa attenzione a tuo fratello e troppa poca a te, puoi protestare e cercare di dirlo. Quindi in questo modo dicendo capisco che sei geloso, noi diamo il nome all'emozione. Poi dicendo ma le sberle non si danno mai, correggiamo il comportamento. Dicendo se vuoi puoi protestare, allora suggeriamo una strategia di gestione dell'emozione. All'inizio saremo noi a suggerire le strategie di gestione delle emozioni, poi gradualmente stimoleremo il bambino a provarle lui stesso. Quindi, per insegnare a gestire le emozioni, dobbiamo prima di tutto dare il nome, secondo identificare le cause, terzo aiutare a trovare delle strategie di gestione. Se il bambino non impara questo, esprimerà direttamente le sue emozioni nel comportamento, senza essere capace di riflettere di sopra. Il bambino aggressivo è spesso un bambino che semplicemente non ha imparato a gestire la sua rabbia. Se per esempio il nostro bambino dà uno spintone al suo amichetto perché gli ha preso il giocattolo, noi possiamo dirgli capisco che sei arrabbiato perché il tuo amichetto ti ha preso il giocattolo, però gli spintoni non si danno mai. Piuttosto cerca di puoi provare a dire al tuo amico ridammi per favore il giocattolo oppure alla peggio, puoi cercare di riprendertelo, ma senza farti male. Quindi facciamo capire così che va bene la rabbia, si capisce che si prova, va bene anche che uno provi l'impulso di spingere, però poi il comportamento invece deve essere corretto. Ecco, un discorso a parte merita la vergogna. Noi dobbiamo evitare il più possibile al nostro figlio esperienze di vergogna. La vergogna è il sentimento connesso a una valutazione globalmente negativa di se stessi. A differenza della colpa, che invece è il senso di colpa che è connesso a uno specifico comportamento. La vergogna abbassa l'autostima e spinge a nascondersi, a sparire. Invece, il senso di colpa può spingere a scusarsi e a rimediare. Quando il nostro figlio fa qualcosa di sbagliato, stiamo attenti a circoscrivere la nostra riprovazione a quel comportamento specifico, senza trasmettergli un'immagine negativa di se stesso, ma anche cercando di valorizzarlo. Per esempio dicendo, questo tuo comportamento è stato molto maleducato, ma tu quando vuoi sai essere così gentile. Hai parlato del comportamento, dei bambini, e partendo dal fatto che non sia possibile cambiare direttamente il carattere del proprio figlio, come invece correggerne il comportamento in modo efficace? Allora, prima di tutto bisogna mettere a fuoco lo specifico comportamento che vogliamo correggere. In secondo luogo bisogna capire perché il bambino lo mette in atto, perché il bambino ha sempre delle motivazioni. In terzo luogo dobbiamo riflettere su quali strategie vogliamo adottare per correggere quel comportamento. Quindi è assolutamente inutile e deleterio sfogare il nostro malcontento, la nostra irritazione sul bambino, così come ci viene distinto senza riflettere, magari affibbiandogli anche delle etichette negative, come per esempio sei il solito disubbidiente o sei il solito addormentato, perché così gli abbassiamo l'autostima, gli produciamo malessere emotivo e in realtà non promuoviamo il cambiamento. Quindi ricordo che comunque quando riprendiamo un bambino dobbiamo osservare tre passi, cioè esprimere comprensione per i suoi desideri e sentimenti. Ricordando che più un bambino si sente capito, più sarà portato ad ubbidirci. Secondo passo
mostrargli però le esigenze della realtà. Più il bambino è grande, più bisogna spiegargli bene perché ha un determinato comportamento non va bene. Terzo, valorizzarlo. Ecco. La strada maestra comunque per correggere i comportamenti è lodare quelli corretti e ignorare quelli scorretti nella misura in cui è possibile, cioè se non sono dannosi per il bambino stesso o per gli altri. Quindi, per esempio, se il bambino sta abitudine di stare scomposto a tavola, è importante lodarlo moltissimo quando sta composto e ignorarlo quando sta scomposto. Perché lodare i comportamenti corretti è molto, ma molto più efficace che rimproverare quelli scorretti. Il problema è che spesso noi genitori non lo facciamo perché il comportamento scorretto cattura la nostra attenzione. Invece, quando il comportamento è corretto, lo diamo per scontato. È vero, Poi, è proprio così. Prego, Sofia. è importante anche assicurarsi che il bambino che sappia attuare il comportamento corretto che possa sostituire quello scorretto, quello sbagliato. Perché, per esempio, un bambino che fa dispetti agli amichetti può essere che lui voglia inserirsi in realtà nei loro giochi, ma non trovi le modalità, e allora dobbiamo insegnargli, non solo dirgli non fare gli dispetti. Oppure il bambino può avere certi comportamenti sbagliati per attirare l'attenzione. E quindi noi dobbiamo capire qual è il suo obiettivo e cercare di insegnare delle modalità adeguate per attirare l'attenzione. A volte può essere opportuno rinforzare un divieto con una punizione. Attenzione che lo scopo della punizione è responsabilizzare il bambino e farlo riflettere. Non assolutamente non è mettergli paura. Quindi la punizione deve rappresentare al più possibile una conseguenza del comportamento scorretto. Per esempio, se un bambino mangia con la forchetta continuando a giocarci in modo anche pericoloso e noi gliel'abbiamo spiegato, a un certo punto gli possiamo dire: se tu continui a giocare con la forchetta, anche se sai che è pericoloso, mangerai con il cucchiaio. Oppure, per esempio, possiamo dirgli: se tu continui a tirare l'automobilina nella scatola invece che appoggiarla, anche se ti ho spiegato che così puoi romperla, io dopo non te ne, se la rompi non te ne compro un'altra. Bisogna ricordare che è importante evitare di dare sculacciate, prima di tutto perché noi insegniamo al bambino a non picchiare, quindi dobbiamo dare il buon esempio. Ecco, soprattutto poi gli esempi sono fondamentali. Capitolo regole, cosa fare e cosa no. Allora, di regole bisogna darne poche, ma su quali essere fermi. Dobbiamo cercare di organizzare la casa e l'attività a misura di bambino. Cioè, fare in modo che organizzare le cose in modo che per il bambino sia facile seguire le nostre regole, senza incorrere continuamente in proibizioni e divieti. Una volta che è stata stabilita una regola, dobbiamo farla rispettare in modo rigoroso, senza essere del tutto rigidi, nel senso che se qualche volta facciamo un'eccezione motivata, può andare bene. Attenzione alle abitudini che diamo fin dalla nascita, perché una volta acquisite sarà molto difficile modificarle. Ecco, importante questo, quindi un'abitudine data anche da piccolissimo, poi sarà quasi impossibile modificarla. No, quasi impossibile no, però è quasi, impegnativo, quindi uno deve impegnativo. pensarci, ecco. Ha parlato prima degli esempi, del fatto che non bisogna sculacciare un bambino perché se i genitori insegnano a non picchiare, quindi insegnano la non violenza, poi non possono fare questo, quindi devono dare l'esempio. È importante essere d'esempio, dunque, i genitori devono essere il primo esempio dei bambini. Dare buon esempio è assolutamente essenziale. Se vogliamo che il nostro figlio sia gentile, non dobbiamo sfidarlo in malo modo, per esempio quando commette qualche marachella, perché loro notano molto i modi. Oppure, Sì. se vogliamo che non menta il nostro figlio, dobbiamo stare attenti a non dire bugie. Noi dobbiamo stare molto attenti a come ci comportiamo e ricordando che il nostro esempio ha effetti molto, ma molto più forti di qualsiasi insegnamento verbale. Ecco, e questo anche è chiarissimo, incisivo proprio. Lei scrive in questo manuale che i genitori devono insegnare ad essere assertivi piuttosto che aggressivi. Ci spieghi meglio questo passaggio? Allora, essere assertivi significa esprimere le proprie idee, i propri desideri, i propri sentimenti, ascoltando attentamente anche quelli degli altri. E significa perseguire i propri obiettivi collaborando con gli altri in modo costruttivo.
Al contrario, chi invece ha uno stile aggressivo persegue i propri obiettivi in modo egoistico, anche calpestando gli altri, li ascolta poco, non cerca di capirli e fa critiche distruttive. Per evitare di utilizzare uno stile aggressivo, ricordando sempre che è importante dare il buon esempio, bisogna ricordarsi qualche osservazione sulla rabbia. La rabbia è come la punta di un iceberg, è la parte che sentiamo, che percepiamo in modo più facile, più intenso rispetto a una massa di sentimenti che possono essere, per esempio, dolore, ansia, gelosia. E spesso, quando qualcosa ci ferisce o ci preoccupa, noi siamo consapevoli solo di provare rabbia e la sfoghiamo sul nostro interlocutore. In questo modo danneggiamo la relazione e impediamo un dialogo costruttivo. Invece è importante ritagliarsi del tempo, quando ci sentiamo invadere dalla rabbia, ritagliarsi del tempo per capire quali sono le sue cause, quali sono gli altri sentimenti che proviamo, in modo da poter esprimere al nostro interlocutore in modo sufficientemente pacato. Questo dobbiamo farlo noi e dobbiamo insegnarlo ai nostri figli. Stimolare l'apprendimento nei propri figli, però senza esagerare, come fare? Spesso noi genitori ci focalizziamo eccessivamente sugli aspetti cognitivi, senza tener conto che sono le emozioni a svolgere un ruolo centrale. Se le emozioni che accompagnano l'apprendimento sono positive, lo favoriscono in modo sorprendente. Se sono negative, possono inibirlo quasi completamente. A questo scopo è importante stimolare la curiosità, l'interesse, il coinvolgimento, se possibile anche l'entusiasmo dei nostri figli. Per esempio, un modo per farlo è stimolarli a fare domande e poi cercare insieme le risposte, ragionando insieme oppure su internet o anche sulla vecchia enciclopedia. Il bambino deve sentirsi soddisfatto di sé e avere fiducia nelle proprie capacità. Per questo è importante valorizzare ogni suo progresso senza darlo per scontato ed evitare frasi che ci possono venire spontanee, magari quando siamo stanchi, tipo possibile che non capisci. E poi è importante favorire la motivazione assegnando al bambino compiti impegnativi ma che siano alla sua portata, in modo che il bambino sperimenti il più possibile che i suoi sforzi portano al successo. Inoltre, per favorire la motivazione, è meglio moderare il ricorso a premi tangibili come i regali e alimentare invece la motivazione intrinseca allo svolgere bene un compito. E questo si può fare, per esempio, sottolineando come il bambino ha svolto bene certi aspetti del compito. Per esempio, dicendogli che bei colori allegri che hai scelto per disegnare la casetta, oppure come hai disegnato bene le zampe della tigre, sembra proprio che stia per saltare. E, oltre agli aspetti connessi alle emozioni e alla motivazione, è importante stimolare il bambino ad adottare una metodologia adeguata. La metodologia adeguata ovviamente dipenderà sia dal bambino che dall'oggetto di studio. A questo scopo, dobbiamo stimolare il bambino a riflettere, sugli aspetti metodologici senza focalizzarsi esclusivamente sui risultati. E noi per primi dobbiamo evidenziare non tanto il successo e il fallimento, quanto le strategie e i metodi con i quali il nostro figlio ci è arrivato, in modo da spingerlo a correggerli e ad affinarli sempre di più. Infine, dobbiamo trasmettere al nostro figlio una concezione dell'intelligenza, come un insieme di abilità non immutabili, bensì incrementabili con l'esperienza. Dobbiamo fargli capire che si diventa bravi impegnandosi con l'esercizio più che per un talento innato. E il voto non dice quanto sei intelligente, ma solo quello che hai imparato fino a questo momento. E anche questo è chiarissimo. In conclusione, Sofia, dall'alto della sua esperienza come mamma e anche Non così alto. come psicologa e come mamma, sì, beh, comunque per il solo fatto di essere mamma posso dire dall'alto della sua esperienza. Bravi genitori, dunque, si diventa con il tempo. Fare genitore è difficile, certamente possiamo imparare a farlo sempre meglio. E in che modo? Leggendo, informandoci, per esempio leggendo il mio libro Genitori che avventura, principi pratici per educare i figli, anche confrontarsi con gli altri genitori o con i professionisti dell'educazione può essere di grosso, anzi è di grosso aiuto.
E chi invece pensa che leggere, confrontarsi non serva, quei genitori che pensano che non serva, in realtà si basano sull'educazione ricevuta, sulle consuetudini del nostro tempo, sul loro carattere e a volte commettono grossi errori o comunque non svolgono il loro ruolo al meglio. Noi genitori invece dobbiamo essere pronti a metterci in discussione, riconoscere i nostri limiti, le nostre manchevolezze, non per farci sommergere dai sensi di colpa e di inadeguatezza, ma per imparare a svolgere il nostro ruolo sempre meglio. Sbagliando si impara, ma anche informandosi e riflettendo. E adesso potrei dire un grande in bocca al lupo a tutti noi genitori. Benissimo. E allora, per educare i bambini e promuoverne una crescita serena ed equilibrata, vi consiglio questo libro edito dalla San Paolo. Ci sono davvero dei principi, delle istruzioni per l'uso molto pratiche per educare i propri figli. Genitori, che avventura, firmato da Sofia Mattesic, che ringrazio per essere stata con noi quest'oggi. Ricordo che il libro è disponibile anche in ebook, quindi in formato elettronico, sempre edito dalla San Paolo. Grazie ancora per essere stata con noi e auguri di buon lavoro, anche auguri per la sua avventura, ecco, di mamma. Grazie. Grazie, grazie a voi.